Torniamo in diretta da Napoli per proporvi la sesta corsa Premio Ugo, un doppio chilometro per 5-6 anni. È a resa di metri, lo start è composto da una fila di 4, mentre il solo penalizzato è All-Star Again. Allo start ci sono Bloody Mary, Bayard OK, Bardo di Poggio e Beren. All'uscita dai nastri, Bayard OK assume l'iniziativa nei confronti di Bloody Mary con ai lati Beren, poi Bardo di Poggio ed All-Star Again, che ha ben presto recuperato l'handicap iniziale. Beren deve ritrarsi in quinta posizione, 15.200 iniziali, e leader il figlio di Varen e Pellegrini OK, mentre immediatamente il favorito Bardo di Poggio punta in avanti, 29.8 il quarto iniziale. Bardo di Poggio va ad attaccare Bayard OK e si concretizza il match tra i due. Insiste Bardo di Poggio al largo, 42.9.600. Adesso Bardo si ritrae in seconda posizione, ma Bayard ha già ridotto il ritmo, anche perché gli 800 sono stati percorsi in uno stratosferico 57.5. Li segue da vicino Bloody Mary. Sullo scatto sono rimasti arretrati All-Star Again e Beren, che adesso man mano rientrano in gruppo. Il primo chilometro da start a start in 12 secchi. Udite, udite. Bayard OK ha fermato nel migliore dei modi, tant'è vero che la curva è percorsa in 16.4. Continui i cambi di ritmo nella prima parte di gara. Si volta da Alessandro, attende l'attacco dell'avversario, si gioca a scacchi, 14.8 di fronte. Gucciadoro vuole entrare in scena in curva, conoscendo Bayard, 1.57.5 il miglio, ma pare che si vada da treno. Sposta adesso Bardo di Poggio, va ad impegnare Bayard. Bardo di Poggio è incisivo, Bardo di Poggio fa 7 salite. Bardo di Poggio, mamma mia che numero, Bardo di Poggio alla grande nei confronti di una stratosferica Beren. Chiude dietro Bayard OK, media di 1.13.7 con partenza da fermo per il vincitore Bardo di Poggio, che tira fuori due parziali da Gran Premio. Il portacolori della Incolinks conquista il terzo successo in giornata per il team Gocciadoro, sempre con Alessandro Insalchi.